Petrolio e geopolitica sono i due temi della visita lampo compiuta dalla cancelliera Angela Merkel in Ucraina, ricevuta dal presidente Petro Poroshenko e dal premier Volodymyr Groysman. La tedesca ha anche discusso della controversa espansione del gasdotto russo. Ciò che sfortunatamente non è cambiato, ha detto Poroshenko, è l'aggressione russa in Donbass e l'occupazione della Crimea. I cambiamenti positivi in Ucraina sono un incentivo per l'aggressore russo a fermarli. Il Cremlino sogna ancora di impedire i cambiamenti democratici nel nostro paese. Per questo è importante da questa parte che l'Unione Europea lavori con noi per sostenerci. Fra le accuse di Kiev, quella che in funzione anti-Ucraina Mosca rifornisca di gas i ribelli nei territori orientali. Uno scontro, quello fra lealisti e separatisti, che ha provocato almeno 10.000 morti, una richiesta di aiuto che la Merkel sembra intenzionata ad ascoltare. Stiamo lavorando per formare una missione delle Nazioni Unite che potrebbe essere usata anche come forza di interposizione, ha detto la Merkel. Siamo molto critici nei confronti delle elezioni che si sono tenute a Donetsk e Luhansk. Esse non corrispondono ai termini dell'accordo di Minsk. L'accordo prevedeva un cessate il fuoco immediato, lo scambio di prigionieri e l'impegno da parte dell'Ucraina a garantire maggiori poteri alle regioni di Donetsk e Luhansk. Tuttavia, nonostante abbia portato ad un'iniziale diminuzione delle ostilità, l'accordo non è stato rispettato. Altro tema ad inquietare Kiev, il gasdotto Nord Stream 2, che dovrebbe portare gas dalla Russia alla Germania, bypassando l'Ucraina e mettendola in una posizione di debolezza.